I giovani talenti e la voglia di spazio, il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, premia le classi campane meglio classificate nelle tre categorie del gioco nell'ambito della prima edizione delle Olimpiadi dello Spazio. L'iniziativa si è tenuta nel dicembre scorso in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, organizzata dal CTNA in collaborazione con Leonardo e Università di Roma La Sapienza, con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana ASI. L'incontro, moderato dalla giornalista Maria Cava, è stato aperto dall'assessore alla ricerca, innovazione e start-up della Regione Campania, Valeria Fascione. L'aerospazio è uno dei settori principali del nostro territorio, è importante per occupazione, per PIL, per capacità di sviluppo, di innovazione ed è importantissimo anche per le nostre export. E soprattutto abbiamo una grande scuola di formazione di giovani talenti. Siamo oggi qui all'Università Federico II, insomma, che produce ogni anno veramente centinaia di ingegneri aerospaziali. E poi abbiamo sul nostro territorio un distretto importante, il distretto dell'aerospazio della Campania, che ci supporta moltissimo anche nella definizione delle nostre policy e che racchiude un po' l'eccellenza tra ricerca, innovazione e capacità produttiva delle nostre imprese. Questi vincitori, categoria classi terza media e prima superiore, la prima F dell'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria, Alessandro Volta di Aversa, la referente Sandra De Martino, categoria seconda e terza superiore, classe terza H del liceo Pietro Giannone di Caserta con la referente Rosa Coppola, categoria quarta e quinta superiore, classe quarta C del liceo scientifico Scienze Umane, Salvatore Cantone di Pomigliano d'Arco, referente Ilaria Caldarelli. Ma ascoltiamo Luigi Carrino, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania. Arriva ai giovanissimi, agli studenti dei licei, degli istituti tecnici e in particolare a quelli che si sono brillantemente classificati alle Olimpiadi nazionali dello spazio. Sono i giovani ai quali dobbiamo guardare con ottimismo perché su questi talenti costruiremo il futuro del paese. L'attuale amministratore delegato di Nanoracks Europe, che è una delle più importanti società al mondo che si occupa di viaggi spaziali e dell'organizzazione di esperimenti nella Stazione Spaziale Internazionale, è una giovane salernitana. Quindi è solo uno degli esempi, ma gliene potrei fare tanti. Nel campo della ricerca, la professoressa Maria Felicia De Laurentiis fa parte del gruppo internazionale che scopre sempre cose nuove sui buchi neri e che probabilmente è candidata a vincere il premio Nobel. Guardi, abbiamo una regione straordinaria, utilizziamola al meglio perché così ci assicuriamo davvero un futuro importante.